Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi mangio lo spare ribs, speriamo che l'ho detto bene in inglese. Sarebbero le costine di maiale in salsa al barbecue accompagnate con le patate al forno, ben cotte, perché a me piacciono ben cotte. Buon appetito a me e buon appetito soprattutto a voi. Eccoci qua, pronte per essere mangiate. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il supporto che mi state dando. E se ancora non ti sei iscritto al canale, ti invito ad iscriverti. Enrico Caffarelli è molto lieto di averti come amico o come amica. Buon appetito! Queste però le mangio, le taglio e le mangio con le mani, perché c'è l'ossetto che potrebbe darti fastidio al coltello. Potrebbe dare fastidio, vedete com'è? Ragazzi, direttamente dall'Inghilterra, eh? Avete visto la bandiera inglese? Perché è inglese questa carne, me l'ha portata il mio amico che abita in Inghilterra direttamente per me, per farmi questo regalo. È spaziale ragazzi, veramente spaziale, buonissima. Innanzitutto volevo sapere se vi è piaciuto il video Roma Food Porn, perché a me piace molto fare quei format di video e quindi volevo sentire anche la vostra opinione, se continuare a farli o meno. Tanto i mukbang li farò sempre, non vi preoccupate. Però se vi è piaciuto questa tipologia di video che vado insomma per le città ad assaggiare le squisitezze, fatemelo sapere nei commenti, scrivetemelo. A me farebbe molto piacere saperlo da voi, perché voi siete tutto per me. Buon appetito, ancora una volta. Quindi oggi andiamo in Inghilterra, ragazzi, con i piatti. Cosa dite voi dell'Inghilterra? Io ci sono stato in viaggio di nozze, eh? Sono stato a Londra. Ti ricordi, amore? Sì, sì. A me piacerebbe andarci. Vabbè. Si può dire che tu sei stata concepita a Londra, perché noi stiamo in viaggio di nozze a Londra, tu sei nata subito dopo 9 mesi. Diciamo anche questa cosa in diretta, dai, si può dire, dai. Su. È una cosa molto carina. O meno si presume, insomma. Ti ricordi, amore, che il viaggio di nozze? Bello, eh? Bisogna riandarci. Dobbiamo riandare a trovare Sandro, che lui sta in Inghilterra. Guardate che roba, ragazzi, queste costine. Ah, belle in salsa barbecue. Che buone. Buonissime. Io non so a chi dice che non gli piace la carne, non so come faccia. Io impazzirei senza carne. Sarà uno sbaglio, può darsi. Chiedo scusa a chi si possa offendere, ma la carne per me è il top. Insomma, Londra ti piacerebbe andarla a visitare? Cos'è che ti piace di Londra? Il Big Ben. No. E il ponte, quello che si apre. Tower Bridge. E poi io vorrei visitare pure, dato che Londra è la casa. Parla mia figlia per me, la casa di Harry Potter. Sì? Vorrei andare a vedere anche il museo di Harry Potter. Ah! La stazione dove nel film Harry Potter entra a Hogwarts, che si chiama stazione pare 3/4, c'è proprio l'ambientazione dove hanno girato il film. Ti piacerebbe andare lì anche per questo? Noi, pensa, siamo andati a Londra nel periodo in cui si stavano rifacendo lo stadio dell'Arsenal, l'Emirates Stadium, era appena in costruzione nel 2006. Non è Wembley? Wembley già c'era. L'Emirates lo stavano facendo proprio in quel periodo. Che buone. Io ho visto molte richieste da parte vostra. Ma Enrico, mangia di questo. Enrico, mangia di quell'altro. Io mi scuso se non posso accontentarvi. Però in casa non ci sono soltanto io, mia moglie quando cucina per tutti, può fare un'eccezione ogni tanto, però poi dopo si scoccia, già magari è un po' sollecitata dalla vita
che c'è adesso, insomma, troppo stress, troppo tra scuola, panni da lavare, lavoro. Mi ci metto anche io a rompergli le scatole, a dirgli: mi fai questo? Mi fai quest'altro? E questa giustamente mi dice: oh, e vattene al ristorante, oh. C'ha ragione. Perciò mi scuso ancora. Se posso accontentarvi, lo faccio con piacere, però tutte le richieste non posso. Mi sono spiegato? Spero di sì, perché io non è che sono tanto capace a parlare italiano. Sono capace a mangiare, questo sì. Quante squadre ci sono a Londra? Parecchie, vero? Chelsea, Arsenal. A sua voce? Il Chelsea, l'Arsenal. Poi? Metti un goccettino di vino, per favore. E questo è poco. Ce ne sono tante altre, però non mi vengono in mente. Tipo? Manchester. No, Manchester. Manchester sono Manchester. Alla salute, ragazzi. Il Davvero, che squadre ci stanno a Londra? Tottenham. Poi? Poi c'è un Chelsea, l'ha detto. Sì, Arsenal pure. L'Arsenal. Detto. West Ham. C'è West Ham. Se non mi sbaglio. Poi mi ricordo, Il vabbè, Blackburn, no. Ce ne sono 6 o 7 di squadre forti. Per lei. Solo di Londra. gli appassionati del calcio, scrivetelo sotto quali sono le squadre di Londra. Perché noi non ce lo ricordiamo. No, se guardi su Google è troppo facile. Paravento, paraculetto. Oddio, ho detto una parolaccia. Vabbè, paraculo si può dire. No, perché mi dicono che sono educato e io ci tengo ad esserlo. Perché bisogna anche trasmettere un po' di educazione a chi ci guarda. C'è tanta maleducazione sui social. Perciò, se qualcuno esce fuori dai canoni è meglio, perché adesso lo strano è quello che è educato. A dire le parolacce è normale. Avete visto tutti quei tipi che girano su TikTok, su Instagram, su YouTube, no? Che dicono certe cose abominevoli. Può dirla una volta, può scappare a chiunque, non siamo dei santi, soprattutto mia moglie. La metto sempre in mezzo, poverina, dai, io scherzo, lo sa. No, come dicevo, non siamo dei santi, può scappare a chiunque uno sfondone, una parolaccia. Però sempre, 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 hai stufato. Cioè, fate i soldi dicendo le parolacce, le brutte cose. A me non piace, non piacerebbe fare i soldi così. Poi ognuno ha una sua etica. Ok, è anche di Crystal Palace. Ah, l'hai guardato, Paravento. Non si guarda. E quando devono fare, cioè tipo nel Lazio si sta Lazio-Roma e quando la devono. Il derby. Ed è sempre derby. Chelsea-Arsenal, Arsenal-Chelsea, che ne poi che ne so, Crystal Palace West Ham, contrario, poi West Ham-Arsenal, su questi derby. Certo, Ma se derby Lazio ce ne sta. Roma-Lazio. Vabbè, ma parliamo anche di cultura dell'Inghilterra. Che c'è? Shakespeare, giusto? Shakespeare. La carne, no? Noi abbiamo visto la statua di Sherlock Holmes, ti ricordi? Detective. Sì. È il detective. Siamo andati in una via, c'era la statua di Sherlock Holmes. Poi siamo stati al museo, quello dei dinosauri, che c'era lì? Della Della scienza. scienza, spettacolare. Degli C'è il meridiano di Greenwich, poi ci sono delle meteoriti vere e proprie, eh? Ci sono delle meteoriti, quelle cadute dallo spazio. Ho le foto con mia moglie che sta sopra una meteorite. Io lo chiamo alla meteorite perché non te la porti nello spazio? Ritorno indietro, va con mia moglie. No, mamma mia, quanto sono cattivo, poverina. Diglielo, diglielo che. Dai, no, non mi dia parolaccia, dai. Me l'ha detta sottovoce. Meglio che non l'avete sentito. No, io scherzo con mia moglie. E praticamente c'è appena entrate c'è un grosso lo scheletro di un dinosauro. Ma è vero, eh? È vero. Bellissimo. Ci dovete andare. Veramente bello. Poi vabbè, Londra secondo me è affascinante. A mia moglie non gli è piaciuto tanto. Mi sbaglio? Non, lei è più per il caldo, per ecco, tipo Barcellona, Valencia, i tropici.
Lei è più per il caldo, perché quando siamo andati noi, per la Grecia, perché quando siamo andati noi faceva un freddo infernale. Io c'avevo i jeans e sotto il pigiama, perché mi tagliava le gambe il vento. Il cappello, proprio un freddo glaciale. Certo, ci siamo andati in un periodo a marzo che magari a Londra non è che fa proprio caldo quel periodo là. Abbiamo scelto il periodo sbagliato, quindi è anche colpa nostra. Va bene ragazzi, anche oggi spero di avervi fatto compagnia mentre mangiate oppure mentre fate qualche altra cosa che piace a voi. Enrico Caffarelli vi saluta. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video Roma Food Porn 2, ve lo ripeto ancora, così almeno se io so che vi piace, ne faccio altri, lo faccio più volentieri, diciamo, con più enfasi. Ok? Se non ti sei iscritto al canale, tu che mi stai guardando soltanto adesso, iscriviti. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e ci vediamo alla prossima. Ciao!